Se dovessimo immaginare questo nostro ritiro come un viaggio, ogni viaggio ha bisogno di tappe. Le tappe servono un po' a riprendere forza e a segnare di nuovo la direzione giusta. Questo nostro piccolo viaggio è un viaggio che serve a farci ripensare, ad avere una consapevolezza diversa della nostra fede. E nel nostro punto di partenza, nella nostra prima meditazione, usando il Vangelo di Matteo, abbiamo detto che il nostro problema fondamentale è capire che non possiamo vivere come se Dio non ci fosse dentro la nostra vita. Il dono della fede non è semplicemente sapere che da qualche parte c'è Gesù. Il dono della fede non è semplicemente immaginarci che Dio è l'Altissimo. Quando noi intendiamo con la parola Altissimo, appunto, distantissimo da noi. Tutto il messaggio del cristianesimo è l'incarnazione, cioè il verbo che si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi, cioè Dio ha colmato questa distanza, l'ha riempita questa distanza ed è venuto ad abitare qui, in mezzo a noi, questo istante, questo momento della nostra vita. Ci accorgiamo di avere fede quindi quando la presenza del Signore fa la differenza, perché quella presenza ci incoraggia, cambia la nostra posizione davanti alle cose. Noi vorremmo un Dio che cambi le cose e invece ci accorgiamo di avere fede quando accettiamo un Dio che cambia noi, non le circostanze. E tutte le volte che noi veniamo delusi dal cristianesimo è perché non riusciamo ad usare la nostra fede cristiana come una bacchetta magica, come una magia che cambi le circostanze intorno a noi. Tutto il Vangelo, ma non solo il Vangelo, tutta la Bibbia, tutte le storie della Bibbia sono piene dei prodigi del Signore, dei miracoli, ma tante volte noi fissiamo il nostro sguardo su certi eventi senza capire che il più grande miracolo che il Signore ha fatto non riguardava mai le cose, ma il cambiamento, la conversione delle persone lì coinvolte. Pensate, non lo so, a Giuseppe e ai suoi fratelli nell'Antico Testamento. Quel ragazzo che era il preferito di suo padre ha dovuto fare una strada difficilissima, è passato attraverso, l'esilio, il rigetto dei fratelli, è stato chiuso in carcere, ha passato anni nel buio più totale, eppure quell'uomo che poi ritroviamo in Egitto, la persona più importante subito dopo il faraone, è un uomo che ha sperimentato molte disgrazie, ha sperimentato molti eventi contrari, eppure Dio ha fatto con lui un capolavoro, cioè il vero miracolo non è che Giuseppe si è salvato o ha dato da mangiare al popolo di Israele, no, il vero miracolo è Giuseppe. Come il vero miracolo è Giacobbe, come il vero miracolo è Davide. Pensate al re Davide, quest'uomo che viene da un'infanzia veramente difficile, l'ultimo della sua famiglia, con addosso una diversità anche fisica, si ritrova ad essere prescelto, vive a corte, ma il re Saul lo invidia, comincia a perseguitarlo. Circostanze difficilissime. Davide ha passato lotte che avevano a che fare con suo padre, con questo suo padre adottivo, lotte con se stesso, vi ricordate quando fa uccidere il suo amico per prendersi la moglie? E lotte con i figli, pensate alla storia di Davide con Assalonne. Cioè, se uno leggesse tutte quelle storie semplicemente come fatti di cronaca una accanto all'altra, non vedrebbe nessun miracolo, ma il miracolo è Davide. E come il Signore ha cambiato quest'uomo, come è riuscito a tirar fuori il capolavoro che era seppellito dentro di lui. Quando pensiamo alla fede, dobbiamo pensare come al grande dono che Dio ci ha fatto per cambiare il mondo, ma il mondo che cambia attraverso la fede è un mondo che cambia perché siamo cambiati noi, non perché è cambiato il mondo direttamente. Ecco, vi dico questo perché finché l'evento cristiano, finché Gesù non diventerà un fatto che cambia veramente la nostra vita, le nostre giornate, il nostro modo di stare al mondo, il nostro modo di amare, il nostro modo di lavorare, il nostro modo di vivere, le nostre amicizie, finché non è una presenza indelebile,
allora noi non abbiamo fede, noi andiamo avanti soltanto con le nostre forze, noi sperimentiamo semplicemente i venti contrari, noi siamo in balia della paura. Quando una persona ha paura, fa un sacco di stupidaggini. Una persona che ha paura di rimanere sola, si fa bastare tutto, si accontenta di tutto, anche a livello relazionale, non si domanda se è felice, se quella persona sta tirando fuori il meglio di lui. Siccome ha tanta paura di rimanere da solo, si accontenta di qualunque cosa. Quando la nostra vita umana è dominata dalla paura, non c'è più spazio per noi. Quando c'è Gesù, non c'è più la paura. E se non c'è più paura, finalmente noi abbiamo voce. Finalmente quel grande mistero che noi siamo, cominciamo a scoprirlo. Ecco che cos'è il dono della fede. È il dono di una presenza che fa la differenza. Ora, dando per scontato che così, miracolosamente, tutte le nostre patologie interiori, spirituali, le abbiamo guarite, e cioè abbiamo capito fino in fondo quanto la presenza del Signore possa essere importante dentro la nostra vita, possiamo fare questo secondo passo. E questo sì che ci aiuta il Vangelo di Marco che abbiamo proclamato all'inizio. Perché in realtà questo Vangelo non contempla l'assenza di Gesù. Gesù non è assente come nel Vangelo di Matteo. Gesù non è lontano, Gesù è nella barca. È nella barca ma dorme. Abbiamo fatto tutta una grande fatica per dire che nella nostra vita dobbiamo tirare Gesù, che dobbiamo mettere Gesù nella nostra barca, e quando Gesù è dentro la nostra barca, la percezione che abbiamo di Lui è che sia presente ma dormiente, come uno che dorme. Che te ne fai di Dio se dorme? Che te ne fai della presenza di Dio se Lui non si accorge? E non si accorge di cosa? Non si accorge di te, non si accorge di quello che stai vivendo, di quello che stai pensando, di quello che stai soffrendo. Hai la sensazione che Dio c'è dentro la tua vita, ma dorme. Allora, tenete in mente questa immagine. Tenete in mente questa immagine perché in realtà il secondo vero passaggio che ciascuno di noi deve fare è che deve convertire la propria relazione con Dio. Cerchiamo di spiegarlo un pezzettino alla volta. Non sarò lungo, ma spero di essere abbastanza chiaro. Allora, partiamo da una cosa molto semplice. A che cosa serve il male? Cioè, qual è la tentazione del male? Tutti noi siamo convinti che lo scopo del male è farci sbagliare. Lo scopo del male è farci peccare. Mi dispiace, vi siete sbagliati. È troppo semplice peccare. Non abbiamo bisogno nemmeno del male per peccare. Basta la nostra fragilità. Non c'è bisogno della tentazione per fare cose stupide o per non azzeccare la cosa giusta. Bastiamo noi con i nostri limiti. È troppo poco pensare che lo scopo del male sia indurci in tentazione finché noi non facciamo un'azione sbagliata. Lo scopo vero del male è mettere in discussione la nostra relazione filiale con Dio. Questo è il suo scopo. Vi ricordate quando Gesù viene condotto nel deserto per essere tentato? Vi ricordate il dialogo che c'è tra Gesù e il demonio alla fine di quei 40 giorni? Ogni volta che il male parla, siamo nel tempo di Quaresima, quindi sono racconti molto freschi dentro di noi. Ogni volta che il diavolo parla, per rivolgersi a Gesù, inizia così. Se sei figlio di Dio, se sei veramente il figlio di Dio, vedete che cosa sta colpendo? Il suo rapporto con Dio. Se il male riesce a convincerti che non è vero che Dio è tuo padre, se il male riesce a convincerti che non è vero che tu sei amato, ha vinto. E ti può lasciare la fede, ti può lasciare il rosario in mano, ti può lasciare la Bibbia sotto il braccio, ti può lasciare la messa la domenica, ti può lasciare tutto, ma ti ha tolto l'unica cosa
che ti fa vivere, cioè la certezza di essere figlio, di essere amato. Se ti ha tolto questo, il tuo rapporto con Dio è basato soltanto sulla paura della punizione, è basato solo sul giudizio. E anche in questo caso non abbiamo nemmeno bisogno di Dio per sta roba qui, basta il nostro superio che fa da controllore alle nostre azioni. Ora, se arriva una persona per mettere in discussione una roba simile, deve avere degli argomenti seri. Ad esempio, ti capita una cosa brutta e subito dentro di te senti una voce. Com'è possibile che Dio dice di amarti e ti è successa invece questa cosa? Avvertite quanto è tremenda come tentazione? Com'è possibile che Dio è tuo padre e la tua vita sembra andata in frantumi? Com'è possibile che hai desiderato una roba per tanti anni, hai lavorato tantissimo per ottenere quel risultato e poi non l'hai ottenuto? Eppure sei andato a messa, sei andato, hai pregato, hai coltivato una vita spirituale, ti sei rivolto a lui chiamandolo papà. Com'è possibile? Voi capite che tutti gli argomenti che il male usa per convincerci che noi non siamo amati, per convincerci che Dio non è nostro padre, per convincerci che il nostro rapporto con Lui al massimo è un rapporto di sudditanza, sono infiniti, perché la vita ci dà un sacco di occasioni che possono mettere in discussione questo rapporto. Che cosa significa avere fede? Avere fede significa difendere con tutto noi stessi questa certezza. Fratelli, qualunque cosa accada dentro la nostra vita, non dovete mai mettere in discussione che Dio è vostro padre e vi ama. Mai. Dice, ma non è possibile perché mi è successo. Non metterlo mai in discussione, perché il dono della fede è proteggere il tuo rapporto di figliolanza con Dio. Quando noi diciamo di essere in relazione con Dio, stiamo parlando di una cosa che si chiama preghiera. La preghiera è la relazione con Dio. Tu preghi quando rendi presente al tuo cuore che quello è tuo padre e che tu sei amato. La preghiera non è dire parole o pronunciare delle formule. La preghiera è rendere visibile questa relazione di amore. Ora, se ti aiuta a rendere visibile questa relazione di amore, recitare l'Ave Maria, fare l'adorazione eucaristica, la Lectio Divina, un pellegrinaggio, questo è dato a te. Trova tu l'alfabeto giusto in cui ti senti più a tuo agio nel sentire questa relazione di amore. Ma se tu ti dimentichi che lo scopo della preghiera è rafforzare dentro di te questo rapporto di amore che tu hai con Dio, la preghiera senza questo non è più la preghiera cristiana. Comincia a diventare preghiera pagana. Sapete come funziona la preghiera pagana? Pensare che noi dobbiamo convincere Dio. Andiamo, lo preghiamo, entriamo in chiesa e diciamo ci deve aiutare per forza, adesso te lo diciamo tante volte finché non ci aiuti, come se Dio potesse essere convinto da noi, come se non fosse già convinto da se stesso, vuole provvedere alla vita di ciascuno di noi. E abbiamo un argomento indiscutibile: ha dato suo figlio per noi. La cosa più preziosa che ci aveva Dio, cioè suo figlio, lo ha dato per noi, è morto per noi. Ma come puoi pensare di pregare pensando che devi convincerlo a farti un bene o a darti una grazia? Lui che non ha risparmiato suo figlio. Allora c'è qualcosa che non funziona nella nostra preghiera. Sì, la nostra preghiera ha bisogno di convertirsi. La nostra preghiera ha bisogno di ritrovare una giusta, una retta visione di fede. Ma non vi preoccupate che siamo in buona compagnia. Anche i discepoli fanno lo stesso errore. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. A
Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti, ma non ti importa che stiamo morendo, ma possibile che non te ne frega niente?» Io credo, non so voi, a me dà la pelle d'oca questo versetto, perché c'è una sincerità disarmante. Le nostre preghiere a volte consistono nel dire a Dio quello che pensiamo vorrebbe sentirsi dire da noi. A volte noi preghiamo dicendo a Dio cose che non sentiamo veramente. Ci comportiamo come quelli che vogliono accaparrarsi qualcuno. Noi vorremmo gestire la divinità. Il Vangelo invece ci dice che le persone iniziano a pregare quando dicono a Dio la verità. Ad esempio, vanno da Lui e gli dicono: «Ma possibile che non ti importa che sto morendo?» Un esempio di fede così, di preghiera così, la troviamo nell'Antico Testamento. È un personaggio immenso, grandissimo. È così grande che la paternità di quest'uomo è riconosciuta non soltanto come paternità per noi cristiani, è la paternità del popolo ebraico, del popolo cristiano e del popolo musulmano. Abramo è padre in tutti e tre i monoteismi, quindi capite bene, la figura potente e grande del nostro padre Abramo. Ecco, quest'uomo è un uomo che si ritrova in relazione con Dio perché Dio a un certo punto della sua vita gli rivolge la parola, comincia a parlare con lui. E questo è già interessante. Quando comincia la preghiera? Quando Dio fa cominciare la preghiera, perché suscita nel cuore delle persone il desiderio di avere bisogno di confrontarsi con qualcuno, di dialogare, di rivolgersi a qualcuno. E in questa relazione che sperimenta Abramo, Dio promette, cioè non è un amore vuoto, è un amore concreto. A un uomo così gli dice: «Ti darò una discendenza immensa». Tutti noi sappiamo che la verità però è che Abramo è sposato con Sara e loro sono una coppia sterile. E qui uno potrebbe cominciare a dire: «Ma se dici che mi ami, se mi prometti una roba così», e noi sappiamo di sicuro che gli ha promesso una roba così perché lo ha messo nel cuore di Abramo, il desiderio più grande di Abramo è avere una discendenza, avere dei figli. La vita e la realtà dicono esattamente il contrario. Che cosa dice Dio ad Abramo? «Fidati di me, non ti fidare di quello che stai vedendo intorno a te. Fidati che io ti amo e che io ho il potere di realizzare il desiderio che ti ho messo nel cuore». Ora, ognuno di noi quando c'ha un desiderio, sapete cosa fa? Se lo immagina il desiderio. E rimane male quando Dio, per realizzare quel desiderio, non usa la tua aspettativa, la tua immagine, anzi molto spesso distrugge la tua aspettativa per realizzare quel desiderio, ma lo fa appositamente perché Dio vuole essere concreto, non vuole essere un bisogno psicologico, vuole essere qualcuno di molto più grande. Abramo pazienta anni e ogni tanto dice: «Ma mi avevi promesso una discendenza, io te l'ho promessa questa discendenza». Subentra Sara, la moglie, dice: «Adesso abbiamo capito come funziona, funziona in questo modo, Dio ti ha promesso questo, ma pure tu devi fare qualcosa, facciamo noi qualcosa». Vi ricordate la faccenda di Ismaele, il figlio di Abramo che nasce dalla serva, da Agar? È una maniera umana di realizzare la promessa. Dio interviene e dice: «Amici, no, io ho promesso che vi darò una discendenza, ma non così». Quello è un imbroglio che state a fare voi per dire: ecco, la promessa è stata realizzata, la preghiera è stata esaudita. Nascerà un figlio e questo figlio sarà Isacco.
il famoso figlio della promessa. Ma quando nascerà questo figlio? Nascerà in un'età molto matura per Abramo e Sara. Tant'è vero che quando gli viene preannunciato che nascerà questo bambino, la reazione di Sara qual è? Se la ride. Sì, un bambino. Alla nostra età, sì. Sembra che Dio giochi molto a dimostrare che dove finiscono le nostre possibilità può intervenire Lui. Ma dopo che gli dà questo figlio, ecco un'altra cosa. Una notte Dio chiama Abramo e gli dice: hai presente tuo figlio? Quello che hai aspettato per anni, quello... E lo devi ammazzare, perché te lo dico io, lo devi ammazzare. Lo devi sacrificare a me. Com'è possibile che Dio ci domandi una roba simile? Come può una persona dirti di amarti e poi di chiedere di ammazzare tuo figlio? Vi rendete conto che c'è una sorta di cortocircuito? Ma non è perché Dio è fuori di testa. È la percezione che abbiamo di Lui che molto spesso non ci aiuta a capire fino in fondo dove ci sta conducendo. Abramo si fida, sale su quella montagna. Voi sapete che la storia sarà che l'angelo bloccherà la mano di Abramo e dirà: adesso Dio sa che tu sei suo amico, perché tu ti sei fidato di Lui contro tutto e contro tutti. Dirà San Paolo nella lettera ai Romani che Abramo ha sperato contro ogni speranza. Se dovessimo tradurlo dovremmo dire: in che modo Abramo ci ha insegnato che cos'è la vera fede? Qualunque cosa accada nella vita, così come è successo nella vita di Abramo, non mettere mai in dubbio che Dio è tuo padre e che ti ama e che ciò che ha promesso lo realizzerà. Sapete dov'è la prova di tutto ciò? Quando stanno salendo la montagna per quel sacrificio orribile, il ragazzo, Isacco, si rivolge al padre in un dialogo struggente. Padre, risponde Abramo, figlio mio, dov'è l'olocausto per l'offerta? Mica aveva capito che era lui. Abramo dice una bugia? Si rivolge al figlio e gli dice: Deus provvidebit, Dio provvederà all'offerta. Che è un po' come dire: io non lo so che cosa farà il Signore, in che modo, ma sono sicuro che provvederà Lui a questa assurdità che stiamo vivendo. E effettivamente Dio ha provveduto. Ecco, io credo che in fondo noi possiamo dire di aver ingranato la fede quando la nostra preghiera è diventata una preghiera che protegge e rende visibile questo amore contro tutto e contro tutti. Questo tipo di relazione però ci fa diventare da una parte molto autentici e dall'altra parte molto figli. E in che cosa ci accorgiamo che la preghiera è diventata una preghiera vera? Guardando Gesù. Gesù sulla croce non sente suo padre vicino, lo sente assente e glielo dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ora, scusate, se io avessi scritto il Vangelo, una roba simile non l'avrei mai scritta. È scandaloso che sulla bocca di Gesù ci sia un salmo simile. Perché mi hai abbandonato? Quello sta sulla croce perché il Padre gli ha chiesto quel sacrificio e lui sulla croce si sente abbandonato dal Padre. Nessuno ha vissuto il dolore come l'ha vissuto Gesù. Ha sentito il dolore dei suoi, l'assenza dei suoi amici. Lui che aveva
paura della morte. Non vi scandalizzate, lo dice il Vangelo, che Gesù nel Getsemani lotta con l'idea della morte, non vuole morire. E glielo dice a Dio: se è possibile, allontana da me questo calice. Gesù non dimostra di essere un eroe che va lì e dice: ecco, vieni, vieni, adesso affronto io la cosa e vinco tutti i nemici perché io sono il figlio dell'Onnipotente. Gesù mostra di essere veramente uomo. Nella sua preghiera si rivolge a Dio e gli dice: se è possibile, cambiamo le carte in tavola. E poi che cosa aggiunge? Ma non come voglio io, ma come vuoi tu. E nel frattempo i suoi amici che cosa fanno? Dormono. Nessuno riesce a farci. E la sua preghiera diventa una preghiera autentica, perché dice la verità di quello che sta vivendo. Gesù dice: perché mi hai abbandonato? Sentite l'eco del Vangelo di Marco. Non ti importa che moriamo. Ora vi faccio una domanda: qual è l'ultima volta che pregando siete stati così sinceri con il Signore, dicendogli esattamente quello che vi portate nel cuore, non quello che secondo voi Dio vorrebbe sentirsi dire? Tornare ad essere autentici così. Ma che cosa hanno fatto gli evangelisti quando ci hanno raccontato la sua crocifissione? Da una parte questa affermazione scandalosa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma qual è l'ultima parola che Gesù aggiunge a questo grido di abbandono? Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Gli ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma ha concluso questa preghiera, se mettiamo insieme i Vangeli, questa è la frase: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ora, tutti sono buoni a chiamare Dio Padre quando sentono nel cuore le farfalle che gli dicono: Dio mi vuole bene, io lo sento dentro di me che mi vuole bene. Ho fatto un'adorazione, proprio sentito il fuoco del Signore, che non sono solo nella vita. Prova a chiamare Dio Padre quando invece ti senti solo, non ti senti capito da nessuno, quando tutto sta andando a rotoli, quando ti sembra che invece di migliorare le cose la tua preghiera le sta peggiorando. Vi capita mai di pregare e invece che migliorino le cose peggiorano? Uno dice: forse era meglio non pregare nemmeno. Provate a rivolgervi a Dio in quel momento dicendo: papà. Ma io, fratelli e sorelle, miei cari, io vi dico: questa è la professione di fede. Pregare significa pregare come Gesù, diventare autentici, ma concludere sempre difendendo con tutto noi stessi il fatto che Lui è nostro Padre. Noi lo chiamiamo Padre non perché lo sentiamo, a volte non lo sentiamo, a volte ci sembra che dorma, a volte ci sembra che ci sta ignorando. Vi ricordate il racconto della cananea? Questa mamma che va da Gesù e prega Gesù perché gli guarisca la figlia. Vi ricordate la reazione di Gesù davanti a questa donna? Non le rivolge la parola. Quella sta urlando: guarisci mia figlia. Mo, ditemi, in mezzo a voi ci sono tanti genitori. Quanto può essere accorata la preghiera di un genitore? Non è che gli sta dicendo: fammi vincere il Superenalotto. Gli sta dicendo: guarisci mia figlia, È una preghiera serissima. La reazione di Gesù? Silenzio. E questa donna continua lì a gridare, a pregare. E fa talmente tanto chiasso che i discepoli vanno da Gesù e gli dicono: per cortesia, esaudiscila perché stiamo facendo brutta figura. E per peggiorare la situazione Gesù interviene dicendo: non è bene che io ascolti questa donna, è una cananea, no? È fuori. Quella donna continua a pregare. Gesù peggiora la situazione perché dice: non è bene dare il pane dei figli ai cani. Allora, vedete le fasi della preghiera?
il silenzio, il rifiuto e l'umiliazione. Vi dico come sono io nella preghiera. Già davanti al silenzio, prendo la sedia, arrivederci. È difficile rimanere a pregare quando Dio non ti risponde. Devo lottare contro me stesso quando sento silenzio dentro di me. E che cosa accade? Che dopo il silenzio a un certo punto dice: stavo scherzando, vieni qua che ti abbraccio. No, dopo il silenzio c'è un'altra fase. Ti sembra che pregando non soltanto Dio non ti sta parlando, ma ti sta rifiutando. Cioè, volutamente ti sta rifiutando. Tu riesci a rimanere nella preghiera comunque, a chiamarlo padre anche se ti senti rifiutato? Beh, noi forse ce ne saremmo andati. Quella donna è lì invece. Vogliamo peggiorare ancora la situazione? Dopo il rifiuto? No, dopo il rifiuto l'umiliazione. Non è bene che io dia il pane dei figli ai cani. Ma ecco la professione di fede di questa donna, che si rivolge a Gesù e gli dice: è vero, hai perfettamente ragione, ma anche i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola del padrone. E Gesù guarda questa donna e gli dice: immensa è la tua fede, immensa, va a casa, tua figlia è guarita. E tornando a casa trovò sua figlia guarita. Tutti pensiamo che il miracolo sia la figlia guarita. Il miracolo di quel Vangelo è quella donna. Ecco, io credo che finché noi non impariamo questo tipo di preghiera, finché non accettiamo che la preghiera vera non è una gestione psicologica delle nostre paure, non è convincere Dio di aiutarci. La preghiera vera è accettare questa purificazione interiore che ci porterà fino al punto di vivere come una certezza contro tutto e tutti che Lui è nostro Padre, anche quando il nostro apparato emotivo dirà non è vero e anche quando i nostri ragionamenti diranno non è possibile. In fondo l'aveva detto Gesù nel Vangelo, quando guardando i suoi discepoli aveva indicato loro la strada, dicendogli: chi vuole essere mio discepolo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Rinnegare se stessi significa essere disposti a mettersi anche contro se stessi. Vedete, miei cari amici, io non lo so se noi siamo disposti a far questo nella preghiera. Ma è questa la preghiera che ottiene miracoli. Questa è la preghiera che cambia il mondo. Questa è la preghiera che cambia la nostra vita. E quando noi entriamo in questa lotta interiore in cui alla fine Dio stabilisce una relazione profonda di amore in noi contro tutto e contro tutti. E tra noi e Dio che cosa c'è? Il male che continuamente fa. Come puoi dire che tuo padre? Guarda come sei ridotto. Come puoi considerarlo tuo padre? Guarda dove ti trovi. Non vi ricorda l'altro ladrone sulla croce? Se è vero che sei Dio, scendi dalla croce, salva te stesso e tutti noi. Dimostra che sei Dio. Dimostracelo. È molto semplice. Per vedere che tu sei Dio, scendi dalla croce. Sarebbe stato un gesto eclatante, fortissimo, ma Gesù non sceglie quel gesto, perché la fede cristiana non è trovare un modo di saltare la croce e imparare a salirci su quella croce e imparare a morire. Lo so, può sembrare brutto. Gesù, grazie a Dio, ci ha dato l'immagine più corretta. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se muore, produce molto frutto. Ecco, la preghiera,
La preghiera è imparare a morire a noi stessi per diventare veramente noi stessi. È soltanto in questo rapporto ognuno di noi diventa se stesso. Qualcuno di voi potrà dire: ah, queste cose magari sembrano complicate o sembrano belle, ma così lontane. Ma io da prete ne ho incontrate tante di persone così, e solitamente sono le persone più semplici. Mamme di famiglia che vivono situazioni assurde, e tu ti domandi: ma come fa questa persona a non bestemmiare dopo tutto quello che gli è accaduto? E invece ti rispondono: se è volontà di Dio, lo accetto. Signore ci darà la forza. In quella donna, in quella mamma, sta operando lo Spirito Santo. O vai al letto di un ammalato, giovane. Io ho l'esperienza di una bambina di 10 anni, 11 anni, malata di cancro terminale. Sul letto di morte, con le mie orecchie ho sentito questa bambina, che mi diceva: in questa sofferenza ho scoperto l'amore di Dio. La mamma dice a Dio di dargli a lei quella croce, ma lei non lo sa che il Signore non potrebbe mai fare questa cosa, perché lei non si fida, io mi fido di Lui. Lei non sarebbe capace di portare questa croce. Una bambina di 11 anni. Una bambina. Non è una questione di intelligenza, di teologia, di studi. Ovunque c'è un cuore che si apre all'azione dello Spirito Santo. E che cosa fa lo Spirito? Ce lo dice San Paolo. Lo Spirito grida nei nostri cuori: Abba, Padre. Quando tu ti apri a questa esperienza dello Spirito che grida dentro di te, Abba, Padre, vengono fuori dei capolavori immensi. Allora tutta la tua vita, breve o lunga che sia, perché non è che dobbiamo guardare soltanto le tragedie per vedere i santi. Ci sono tanti santi che vivono fino a 100 anni e vivono una vita normalissima, ma si sono fatti santi nelle cose di ogni giorno. Hanno imparato a pregare, hanno imparato a difendere questa relazione, hanno imparato a non dare troppo retta alla sensazione che hanno di Dio. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento, disse al mare: Taci, calmati. Il vento cessò, vi fu grande bonaccia, poi disse loro: Ma perché avete paura? Non avete ancora fede? Allora, io credo che nessuno di noi deve, scusate il gioco di parole, nessuno di noi deve avere paura di avere paura, perché è umano avere paura. Ma dobbiamo imparare a non occultare questa paura, a far diventare la nostra preghiera autentica, perché la nostra paura, invece di tenercela dentro di noi e di far decidere la paura al posto nostro, la rivolgiamo a Dio. Questa è la preghiera, dire le nostre paure a Lui. Perché mi hai abbandonato? Direbbero i salmi: perché triste me ne vado presso dal nemico? Direbbe Gesù nel Vangelo di oggi, i discepoli nel Vangelo di oggi: perché non ti importa che moriamo? Questa è l'autenticità. E poi aggiungere a questa autenticità il massimo grado di ogni preghiera: chiamare Dio nostro Padre quando tutto ci dice che non è nostro Padre. Nel cuore della pandemia i numeri salgono, terza ondata, non sappiamo che fine faremo, sistema economico devastato. In tutto questo un cristiano lo si vede dal fatto che, anche se non vede in fondo nessuna luce, sa chiamare Dio Padre anche in questo momento. Questa è la sua forza. Non ha sensazioni migliori rispetto agli altri, non ha ragionamenti migliori rispetto agli altri. La fede è questo gesto in cui noi ci consegniamo a Dio
come nostro Padre. San Paolo dice così di Gesù: Gesù si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ha creduto a suo Padre fino alla fine. Per questo suo Padre lo ha risuscitato. Io vi auguro questo, di fare questo tipo di esperienza, di domandarvi qual è la nostra preghiera. Ovviamente tutto questo io immagino che ciascuno di voi lo sta portando alla propria preghiera personale, per rispondere anche a qualche domanda di prima. E le nostre preghiere comunitarie? Sartre, che certamente non era un credente, un filosofo francese, diceva che io non la vedo tutta sta risurrezione dalle persone che escono a messa la domenica. Non mi sembra che guardando in faccia queste persone siano andate a incontrare un Dio che è risorto. Papa Francesco costantemente sottolinea che se l'esperienza della fede non diventa gioia, che non è il sorriso stampato sulla faccia, a volte non c'è nessun motivo per cui avere il sorriso sulle labbra, ma è una sorta di pace che c'è in fondo agli occhi di una persona, anche quando sta soffrendo. Quella è la letizia, quella che San Francesco definisce la perfetta letizia. Quella perfetta letizia è la gioia di quell'incontro. E questo è quello che noi dovremmo mostrare. Ora, le nostre comunità mostrano questo, la nostra preghiera fa questo, o anche noi siamo diventati semplicemente dei distributori di riti, di sacramenti? Siamo gestori di religione, non siamo testimoni di fede. Perché la religione è anche una maniera di gestire la vita. C'ho paura di qualcosa, indosso un amuleto e mi sento protetto. Beh, in Sardegna non avete di questi problemi, ma in altre parti del mondo non immaginate quanto l'occultismo, questa roba, è religione quella, è gestione delle paure. Ah no, la fede è un'altra cosa. Non è confidare in un oggetto che tu porti al collo, non è confidare in riti, è aver incontrato qualcuno e difendere la relazione con questo qualcuno contro tutto e contro tutti. Noi possiamo dire di pregare quando con tutto noi stessi difendiamo che Dio è nostro Padre. Allora sì che la preghiera porta molto frutto, allora sì che vedremo un miracolo e porterà il nostro nome questo miracolo.